soldi non possono essere un alibi, giovane dinamico. No, quello che ti manca è un'altra cosa. Ti manca un'illuminazione, sì. E questi... Una radio che si chiama Accenti On Air, in cui si dà voce alla speranza, quella dei tanti giovani che provano faticosamente a trovare la propria strada. C'è una conduttrice ed un giovane dinamico. Eccolo! Ma va! Ma sei già andato sul sito? Abbiamo voluto sintetizzarlo in una sorta di personaggio bidimensionale, muto, silenzioso, come quasi un fumetto. Quasi un fumetto, ecco, come insomma tanti ragazzi che ci sono dietro a questo personaggio. Cos'è? L'hanno arrestato addirittura. Mamma mia, da brivido! Ma no, sì. Eppure è partita la sirena. Certo, immagino. Però... Una regia con voce fuori campo e loro, i protagonisti diretti, che hanno soffritto di mobilità all'estero piuttosto che di tirocini e che raccontano come uscire dal tunnel. Uno spettacolo itinerante che toccherà le 10 province della Toscana. L'intento è quello di raccontare le storie dei beneficiari, come durante lo spettacolo viene detto più volte. Però al tempo stesso che fosse anche un momento divertente, no? Anche diverso, per poter raccontare queste storie in una maniera più teatrale, appunto. L'accento in questione è quello che la regione ha posto su giovani e lavoro, le storie di coloro che grazie al progetto Giovani Sì hanno trovato un'opportunità e sono diventati copione da mettere in scena. Come quello dei Sine Dades, il duo di giovanissimi che ha vinto il concorso delle 100 band che ogni anno la Regione Toscana e Controradio offrono ai gruppi emergenti. Dal nulla ora loro hanno un album con 10 canzoni nuove di zecca. Il solitario guardian del mare e nell'infinito azul. Prima c'è stato un periodo lunghissimo della nostra vita in cui abbiamo provato a fare questo, e proprio caricando tutto il peso sulle nostre spalle, organizzando concerti, portando noi gli strumenti in autobus e prendendo 2 soldi. Oh mi mare, te pido una creatura pa mare. Prima ancora di partecipare non avevamo neanche i brani sono nati dopo la vittoria, e quindi per noi è adesso possedere addirittura 10 canzoni scritte da noi è una cosa bellissima per quella che è la nostra carriera, le nostre scelte di vita. Se ci raccontate brevemente com'è andata con il bando? Un consiglio è di rimanere ricettivi a questi bandi, a questi aiuti che a volte ci sono ma non si sanno. Quindi è importante rimanere aggiornati, rimanere dentro una rete di artisti, di musicisti, di non chiudersi mai.